C'erano davvero tutti i protagonisti del settore dell'artigianato del commercio veneto, ma pochi parlamentari, principali invitati, chiamati a recepire e fare propri i problemi e le proposte di questo mondo economico e produttivo regionale che rappresenta metà dei lavoratori dipendenti del Veneto, per oltre 30 milioni di euro di reddito prodotto e che porta la nostra regione ad essere la seconda in Italia rispetto al settore. Sul tavolo i problemi della categoria legati alla crisi, il calo dell'1,7% del fatturato legato all'esportazione, una diminuzione delle vendite al dettaglio del 4,26% e di converso un più 43% di ricorso alla cassa integrazione o alla mobilità. Da qui tre richieste principali al governo. La prima riguarda gli ammortizzatori sociali. Vanno estesi a tutti i lavoratori e anche delle piccole imprese. La seconda è l'accesso al credito perché le banche hanno chiuso i rubinetti. La terza, sulla quale c'è una necessità altrettanto urgente, è quella di rivedere gli studi di settori, perché sono stati costruiti su una fase economica dove l'economia funzionava, così ora non è e quindi devono essere necessariamente rivisti perché la tassazione sarebbe troppo alta e quindi insopportabile. Sì, la cosa più importante è la liquidità. C'è una liquidità che poi è a costo zero per lo Stato, che paghi il sistema dell'amministrazione pubblica centrale, delocalizzata, le regioni, i comuni, quei lavori già eseguiti dalle imprese e che vengono pagati 180-360 giorni dopo. Si paghino quelli, non costa nulla di più ed è liquidità vera che torna all'interno delle aziende. Intanto, pochi chilometri di distanza, in zona Padova 1, è stata presentata proprio questa mattina una nuova società di consulenza e supporto commerciale nel campo del leasing per tutto il movimento del credito cooperativo del Nord-Est, la centrale Leasing Nord-Est, che fungerà appunto da intermediario tra gli istituti di credito cooperativo e le singole aziende, in particolare rispetto ai settori immobiliare, automobilistico, nautico e delle energie rinnovabili. Diciamo che il nostro compito, come dicevo, è più che altro un compito di consulenza, quindi diciamo che ci mettiamo a disposizione del nostro cliente, delle nostre banche, per verificare di volta in volta dove andare a reperire le risorse, chiaramente all'interno quando sarà possibile, presso altri operatori, altri player, quando all'interno questo non sarà possibile farlo.